più di 7.000 euro in meno di un'ora, no, in un'ora circa nella giornata di ieri. Intanto faremo adesso in questo video l'analisi dei mercati, partendo prima dal tradizionale per poi arrivare al settore cripto, e vedremo anche come ho fatto il gain di ieri. Intanto welcome on board cripto appassionati, traders e investitori, benvenuti all'interno del canale Crypto Chart. Fra pochissimo, ripeto, entreremo, spiegherò il perché ho fatto questa operazione short ieri dei mercati, chiamata la discesa sui canali ben prima, intanto chiaramente Purple Trading live, quindi non è un conto, non è un conto demo, e ci tengo a precisarlo, dopo magari qualcuno potrebbe dire ma non fai vedere, no, si vede solo che è tagliato il video, e vedremo il motivo che mi ha spinto a fare questo short. In realtà poi avevo chiamato anche all'interno di Crypto Secrets, uno dei canali a Telegram, l'altro canale Telegram, quello per le analisi private, diciamo così, per chi vuole entrare, chiamata un'ora prima la discesa dei mercati, che mi aspettavo uno shortino. Intanto comunque entrate anche nel canale Crypto Chart Italia free, in maniera tale da essere aggiornati, qualche stop si prende, è importante chiudere sempre la giornata in positivo. Però prima partiamo in primis, come dicevo, dal comparto tradizionale. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se sei nuovo. Partiranno adesso nuova tipologia di analisi anche di video, trading live, ieri short da 500.000 dollari all'interno del canale, quindi entrerò live quando posso, quando un attimo di possibilità e di tempo, diciamo così. La playlist scuola di trading riprenderà a brevissimo, tempo anche di preparare i video e quant'altro, ma intanto vediamo un attimo la situazione. Qua siamo sul dollaro DXY, dopo la giornata dei dati CPI il prezzo ha fatto quello che ci si aspettava. In realtà, perché dico così? Avevo anticipato all'interno dei canali Telegram, ok, il fatto che ci sarebbe stata una discesa nel momento stesso in cui è uscito il dato. Perché? Perché sono andato a prendere le due uscite dei dati antecedenti, e quella in cui ci trovavamo, questo giro qua, era la stessa, identica, uguale situazione che era accaduta l'11 maggio di questo stesso anno, ok? Quindi io sapevo che se il dato che sarebbe uscito si trovava all'interno dell'intervallo tra dove eravamo e quello che ci aspettavamo, i prezzi a grandissime percentuali avrebbero fatto la stessa identica cosa che avrebbero fatto a maggio, quindi scendere per quanto riguarda il comparto Bitcoin e anche il mercato tradizionale, e il dollaro si sarebbe rafforzato. Cos'è accaduto? Esattamente quello, cioè l'ho scritto, in realtà poi l'avevo scritto molto prima all'interno di Crypto Secrets, il canale quello a pagamento, sono 24 euro al mese, però con le analisi di tutto quanto avevo avvisato decisamente per tempo la possibile discesa, e così alla fine è stato. In questo istante cosa possiamo vedere? Un dollaro forte che tendenzialmente si porta dietro, al contrario chiaramente in questo caso, i mercati tradizionali. Difatti cosa succede? Intanto siamo su una zona molto particolare, soprattutto se dovesse portarsi già di sopra del corpo sarebbe darebbe un po' di fastidio, ma soprattutto sopra questo massimo avrebbe spazio per salire verso questi nuovi, diciamo così, all time high dal punto dopo lo storno grosso che c'è stato 20 anni fa, ok? Se no, non sono gli all time high storici, parlo di questo impulso, forte impulso rialzista che ha da questi ultimi anni. Euro dollaro cosa ha fatto? Di conseguenza è sceso. Avevo anche detto in realtà un altro modo, intanto guardate che bella la precisione su questa trend line dinamica, ok, che ci portiamo avanti da mesi, è arrivato su. L'avevo già detto all'interno della precedente video analisi, vi consiglio in caso di andare a vederla, ok? Avevo chiamato sia l'alzata di testa dell'euro dollaro e il possibile, in questo caso qua è la stessa cosa che è avvenuta qui, media mobile che fa da resistenza, una resistenza fissa, quelle classiche orizzontali, e una trend line che è un'altra resistenza dinamica, tutte insieme, tutte vicino, e c'era una buona probabilità che il prezzo stornasse. In più c'è stato il discorso del CPI, quindi capirai, bellissimo short. Infatti ieri ero ancora short, ho preso lo stop in profit, ma lo vedremo fra poco. Quindi in questo momento qua chiaramente è negativo. Io tra l'altro su Binance, operazioni di trading tra virgolette a livello finanziario, cosa ho fatto? Nel momento in cui il prezzo stava salendo ho spostato degli euro in USDT,
e in questo momento qua, già spostandoli da USDT di nuovo in euro, anche se non l'ho ancora fatto, devo essere sincero, ce l'ho ancora in USDT, vai a rosicchiare ulteriore gain. Su cosa? Sui cambi, ok? Chiaramente devono essere cifre di una certa tipologia, perché altrimenti è veramente poco, insomma, il cambio che si riesce a ottenere. E detto ciò, Standard & Poor's anche mi ha dato un'ulteriore mano nella videoanalisi che trovate, questa proprio, ok? Avevo detto a grande voce, ci trovavamo qua, che lo Standard & Poor's doveva per forza di cose stornare, salire, e la zona nella quale io stavo cercando eventuali ingressi short era questa, cioè chiamata sempre per tempo. Le cose, quando fai trading, tendenzialmente, non come fanno tanti altri canali, mi dispiace dirlo, ma è così, cioè basta andare a vedere cosa succede, che le cose le dicono man mano che accadono o quando sono già successe. Ho chiamato giorni prima la salita e da qua doveva scendere. Poi in realtà ha fatto cosa? Ha alzato ulteriormente la testa, si è appoggiato sulla 200 periodi e poi è sceso. Ma quella è la visione. Ok, io è da diverso tempo che chiamo un'ulteriore discesa, prosecuzione di discesa dei mercati. L'ho fatto anche nella live con Alberto ed Ivan, ma non solo. Quindi in questo momento siamo completamente, cioè, negative, cioè la situazione è così, non c'è un qualcosa che è cambiato. Anche l'impulso rialzista era semplicemente uno storno. Ok, fin tanto che non vengono rotti determinati livelli, non c'era alcun modo di dire, ma anche solamente il titolo fuorviante che potrebbe dire qualcuno, scrivere magari per attirare i click, no? Ma si riparte? Ah sì, il bear market è finito? Secondo me non ha senso. Quindi in questo caso qua è negativo. Adesso abbiamo spazio ancora di scendere sullo Standard & Poor's, e di conseguenza poi si porta giù anche il resto del mercato. Diamo un attimo uno sguardo al volo all'oro, anche perché ha rotto un livello comunque interessante e lo sta rompendo proprio in questo momento qua, si stava appoggiando. E ho fatto un webinar privato in realtà per i ragazzi di Crypto Secrets, perché chi mi segue da un po' sa che io investo anche in materie, in metalli preziosi, ok, fisicamente, nel senso non solo a livello di trading. E questa è un'altra zona importante che potrebbe spingere il prezzo, se lo rompe, se dovesse fare una bella chiusura al di sotto, addirittura qua in basso. L'oro, anzi, se vi piace, fatemi sapere nei commenti se vi può piacere, interessare un webinar specifico sulle materie prime, qualcosa ne so, ai ragazzi è piaciuto particolarmente, su come investire, la storia delle materie prime e quant'altro, oro e argento in primis. E qua secondo me fra 2-3 anni ne vedremo delle belle, poi magari anche prima in realtà, per via dell'iperinflazione, recessione in cui siamo, eccetera, però secondo me ci sarà una buona cavalcata, soprattutto dell'argento in questo caso. L'argento rimane sotto questa trend line dinamica, anche egli, con le medie che gli fanno da tappo, quelle più grandi, e anche qua, insomma, sono belle zone dove potenzialmente il prezzo potrebbe continuare a scendere. Ok, io ho comprato, l'ho fatto vedere ai ragazzi su questa candela qua, se sale continuerò a comprare, se scende continuerò a comprare. Qua si parla, anche qua in caso di lungo periodo da questo punto di vista, però insomma quella è un'altra storia, magari ne andremo a parlare in un video apposito. Facciamo un panorama molto veloce sul discorso cripto, perché Bitcoin ho chiamato ieri, prima della discesa di Ethereum, avevo detto ragazzi la visione è altamente shortista, ok? Fra pochissimo poi entreremo anche a vedere il trade che ho fatto nella giornata di ieri. Bitcoin quindi scende, l'importante intanto in questo istante ha sentito questo supporto che era già stato rotto antecedentemente, poi riassorbito nei due giorni successivi, e se lo rompe si va come minimo a testare questa zona, ma soprattutto se dovesse scendere sotto i 18,5 all'incirca c'è spazio fino a questa spike e poi c'è il vuoto assoluto almeno fino ai 14-15 mila dollari. Quindi fatemi anche cambiare le medie così le possiamo andare a vedere non ha neanche avuto la forza di incrociare. In questo caso qua abbiamo la 60 che spinge, la 6 e la 12 che adesso hanno incrociato, quindi potenzialmente potrebbe scendere, ha spazio per rialzare la testa. Vediamo che c'è un imbalance in questo caso qua che potrebbe anche essere fillato, che
che in questo caso qua va in combinazione anche con la media esponenziale a 60 periodi, e potrebbe anche alzare la testa per scendere, però la forza in questo momento è a ribasso, anche coadiuvata, come abbiamo visto poc'anzi, dai mercati tradizionali. Ethereum è messo un pochino meglio, ma in questo momento ci stiamo avvicinando sempre di più a questa zona, e questo è un punto assolutamente trigger che potrebbe far scendere il prezzo. Io sono short su Ethereum, l'ho avvisato anche i ragazzi ieri, non di Crypto Chart ma di Crypto Secrets. Tanto mi raccomando, ragazzi, entrate così rimaniamo collegati almeno su Crypto Chart. E sono short in gain, fatemi vedere adesso. Quindi apro il telefono un secondo solo. In questo momento sono 38.3% in leva 5. Sono isolato in leva 5. E adesso vedrò, mi sposterò più tardi magari sui time frame piccoli per vedere se dovesse in questo caso qua reagire, altrimenti questo è, a parte il testa e spalle che si può vedere, ok, che non è qualcosa di positivo assolutamente, però potrebbe essere anche un cap and handle al contrario, inverted, un po' sporco, però insomma ci potrebbe stare. E potenzialmente, se dovessimo guardare proprio l'analisi di base, l'analisi tecnica di base, all'incirca, allora, fatemi. Questo poi dopo ci sono dei livelli chiave prima, però guardate come arriverebbe veramente molto bene su questa resistenza in area sui $1000. Chi mi segue già da un po' sa che gli Ethereum che avevo comprato in queste zone li ho già rivenduti, qua sono, non ai massimi chiaramente, però li ho già rivenduti tra i $1600 e i $1700. Parlo quelli da swing trading, diciamo così, anche se in realtà ero spot, e poi una parte invece li mantengo comunque da hodler, da cassettista per il lungo periodo, però se qua rompe sono dolori potenzialmente, anche perché poi dopo si può portare giù un pochino il resto, ok? Qua vediamo che comunque sia tendenzialmente un po' tutti quanti tendono a riprodurre o la movimentazione di Ethereum o la movimentazione di Bitcoin. Questo sicuramente è un altro livello importante. Vedremo un attimo se dovesse romperlo, altrimenti qua dopo c'è, lo vediamo. Questo secondo me è l'altro livello più interessante, non tanto questo, ma questo qua, che se rotto può portare a una discesa di Cardano, che tra l'altro siamo in fase, questa avrà una situazione un po' a sé stante perché poi c'è l'aggiornamento, quindi staremo un pochino a vedere, però la situazione dei mercati non è così rosea e positiva. Stessa identica cosa anche qua su Solana. Solana è stato interessante per l'impulso, perché comunque si parla all'incirca dai corpi, ha fatto un 60%, aveva fatto una bella cavalcata, ma aveva preso anche uno stop, non mi ricordo se era giugno o luglio, avevo incassato uno stop su Crypto Secrets, fortunatamente era leggero perché l'avevamo chiamato, insomma, stavamo andando un po' contro tendenza, e poi siamo rifatti insomma sugli short. Andiamo a vedere un attimino Polkadot. Polkadot comunque non è male, qua brutto perché siamo sul terzo tocco. Terzo tocco si usa nell'analisi tecnica già da diversi anni, insomma, poi dopo uno ci vede il testa e spalle, l'altro può essere il cap and handle. Comunque, terzo tocco, la rottura, soprattutto anche sulle shadow, può portare una discesa a quantomeno su queste zone. Andiamo a vedere Link e Atom. Link è messo decisamente meglio, almeno sta per il momento sta al di sopra delle medie il prezzo, quindi vediamo come se resisterà alle medie che gli fanno da supporto, oltre che questo supporto fisso. Quindi comunque questo è interessante per il momento, poi bisogna sempre vedere, ripeto, Ethereum. Buono Atom, infatti ne stavamo parlando, c'era un butterfly o un cipher, adesso non mi ricordo, mi pare un butterfly, l'ho fatto vedere all'interno di Crypto Secrets quando stavamo qua sotto, che mi aspettavo una salita del prezzo, c'era una possibile estensione tra i $18-$20 addirittura, però insomma l'abbiamo cavalcata bene, tra l'altro io ho ancora dentro delle posizioni, infatti adesso vedrò se liquidarle o meno, ho questo livello che per me comunque è interessante, e vedremo se dovesse romperlo, comunque in gran gain, perché sono entrato dentro a $6.80 mi pare, qualcosa del genere. Però su Crypto Secrets, ragazzi, mi raccomando, ecco, Discord totalmente free, c'è un corso
di base di analisi tecnica, vi consiglio di entrare, insomma è interessante. Allora andiamo sul tradizionale, così poi andiamo in chiusura del video. Ripeto, come perché magari è entrato solamente adesso, Purple Trading Live, ok? Quindi non sono conti demo o quant'altro. Faccio anche vedere così siamo sopra, vai a rivedere magari il live trading di ieri mattina. Allora, vabbè, euro dollaro, l'avevo detto, avevo messo lo stop, tra l'altro avevo messo lo stop al di sopra del nostro indicatore. Questi sono tre indicatori personalizzati miei di Gabriele, che condividiamo in realtà all'interno di Oxford Chart. Apro una parentesi, per chi è interessato, il canale su analisi, idee operative nel mercato tradizionale, un mese gratis, il primo mese. È arrivato qua, ha preso proprio il mio stop profit in questo caso qui, ed è poi è sceso ulteriormente, però va bene, insomma 730 euro in dalle 11 del giorno prima alle 11 del giorno dopo, in una giornatina, in totale tranquillità, non stavo neanche davanti ai monitor. Ma soprattutto il Nasdaq è stato decisamente interessante, perché abbiamo shortato dai massimi, da qua praticamente, è arrivato su striscia, guardate che bello, striscia rossa, quindi per noi è short. Blu tendenzialmente è quando ci può essere la possibilità di fare dei long, ok? E qua siamo su un time frame a 30 minuti, lo vedete qua sotto. E però noi in realtà con la visione dei mercati, che era ribassista, no, qua assolutamente non siamo entrati long, ma qua anzi invece abbiamo fatto, appena abbiamo avuto un'ulteriore conferma, ok, siamo entrati, perché lo vedete qua, alle ore 17 dai 12.122, che è 12.122, ecco, da questo livello qua fino agli lo stop, il take profit avevo messo bello largo, così come lo stop in realtà, 11.945 chiuso, 7.100 euro dalle 16.59 alle 17.58, quindi meno di un'ora. Coadiuvati in realtà, ripeto, da questa combinazione, da questa combo degli indicatori che abbiamo. Quindi OAB, che tendenzialmente riporta una teoria di DAO molto più comoda, con stop, take potenziali possibili, poi quando si schiacciano così, questo diventa veramente molto interessante, quando rompe o verso l'alto o verso il basso. Abbiamo Sniper, che ci indica le estensioni, quindi questo è veramente figo. Noi di solito lo uso su time frame più alti, però ieri era decisamente interessante. Anche qua, metti che entravi a questo livello, alla chiusura della candela, ti andava contro di una cinquantina di punti e poi, volendo, te ne portavi a casa un centinaio sui 30 minuti, quindi veramente in poche ore, però abbiamo fatto un bello short. E poi Striscia, che invece è il nostro top di gamma, se vogliamo. Ci spostiamo anche sul 4 ore, poi andiamo in chiusura. Questo è veramente la perfezione, almeno per quanto riguarda la nostra tipologia di analisi. Vedete qua blu, tendenzialmente qua da questa candela in poi si poteva tentare di fare eventualmente dei long, anche comprando qui nella mezzadria di OAB. Io di solito aspetto sempre un piccolo storno, però in questo caso non c'è stato. Anche qua sono 200 punti di Nasdaq, insomma non è male, fino alla comparsa di Sniper, che lo vedete qua sopra. Molto molto interessante. Ricordo che in Oxford Chart il primo mese è totalmente gratuito. Guardate anche qua si scende. Questo è il touch, guarda, queste sono quelle che ci piacciono di più. Sul 4 ore noi tendenzialmente guardiamo H1, H4, H4 su in tutto, su tutti. Allora da qua, cioè anche qua, vabbè, qua ripeto, il giorno 13, quindi non, meglio sempre stare attenti quando ci sono notizie macro, ma se uno avesse aperto uno short in brevissimo erano 455 punti di Nasdaq, con uno stop veramente strettissimo, perché con il rischio rapporto rendimento, insomma, direi non male. Va bene ragazzi, ricordo allora intanto in primis Telegram, CryptoChart Italia, canale free totalmente, quindi si rimane collegati, vengono postati i trade che facciamo, a volte mi dimentico, insomma hanno chiesto ma non tradate in questi giorni, sì solo ogni tanto mi dimentico, chiaramente tra le mille cose da fare. Ecco qua lo Standard & Poor's che vi dicevo, no? Due giorni fa ha chiamato qui il long, poi cosa ha fatto il prezzo? Boom, salito. Quindi cerco di portare un pochino di la mia idea, insomma, su quello che è il panorama dell'analisi tecnica tradizionale cripto.
corso totalmente gratuito all'interno della chat Discord, ok? E soprattutto mi raccomando l'iscrizione al canale in maniera tale che possiamo rimanere sintonizzati e connessi insieme. Sarà una situazione molto particolare da qua ai prossimi anni. Grazie per aver seguito fino a qua, se mai ti ricordo anche di mettere un bel like a supporto e noi ragazzi ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie, una buona giornata.